La scuola non è solo quattro mura, la scuola è laboratori, è strutture, unità, possibilità di accogliere disabili, quindi siamo molto delusi. Manca una ventina di giorni al ritorno sui banchi di scuola e il futuro del liceo Marconi di Pescara è ancora incerto. La sede di via Marino da Caramanico dovrà essere demolita e ricostruita. Nel frattempo, i circa 1.600 studenti, ha fatto sapere il presidente della provincia Antonio Zaffiri, dal 13 settembre dovranno essere dirottati altrove, in altre strutture. Così studenti, insegnanti e sindacati si sono dati appuntamento sotto il palazzo della provincia per dire no alla proposta delle istituzioni. Non si sa neanche se sono effettivamente delle sedi congrue e idonee al tipo di attività del Marconi, che ricordiamo è una scuola per cui per esempio l'educazione fisica è fondamentale, e il fatto che per esempio in queste sedi non ci sia una palestra di riferimento per l'istituto è una mancanza gravissima. Oltretutto è un istituto che comprende moltissime persone con disabilità. E quindi anche nella scelta delle sedi alternative bisognava tenere conto di questo. Alcuni studenti si sono ritirati, almeno 20-30 studenti si sono ritirati. Per le famiglie sono stati grossi problemi organizzativi per quanto riguarda l'acquisto dei libri, perché voi potete capire che una famiglia, se non sa in che plesso capita il figlio, non sa manco se lo risegnerà nella stessa scuola, no? Con un finanziamento della regione di 666.000 euro, le 64 classi del Marconi saranno ospitate in 5 strutture diverse, in altre scuole, cioè l'Ipsias di Marzio Michetti, l'Aterno Mantonè, l'Alberghiero De Cecco e l'Accademia Musicale Pescarese. Alcune classi invece saranno organizzate nell'ex sede Fater di Via Volta, mentre gli uffici amministrativi andranno in via Avezzano nell'ex sede della Croce Rossa. Qualcosa si può fare, prima di tutto rendere idonee le sedi, quelli che non lo sono, cioè quella di Via dei Peligni e quella di Via Alessandro Volta, che dovrebbe essere il famoso Palazzo Fuxas. Non sono due scuole, a differenza delle altre tre, quindi capire come fare a rendere le donne nei tempi giusti, cioè entro il 13 settembre, perché il timore è quello che queste due sedi non siano pronte e che i ragazzi debbano in qualche modo far fronte di nuovo a una DAD, seppur temporanea, prima cosa. La seconda cosa, mettere su un piano di mobilità per i ragazzi e come sfruttare i mezzi che già ci sono, oppure fare un accordo con la tua e cercare di avere dei mezzi idonei per questi ragazzi che vengono da fuori Pescara. Avremmo voluto una soluzione condivisa, fanno sapere dal comitato Marconi Quo Vadis, ma nessun dialogo è stato possibile. Il grande rammarico è quello di essere arrivati all'ultimo, sapendo che la demolizione era prevista da praticamente un anno, e arrivare a una soluzione così antipatica, così, voglio dire, sgradevole per tutti, quindi, perché è una situazione in cui nessuno trova un vantaggio, si poteva ragionare in un modo diverso partendo tanti mesi prima.